Ormai è un ritornello quasi assordante. Basta prendere un giornale per scoprire che l'unico modo per sopravvivere a questa crisi è quello di vendere all'estero, dove addirittura per estero si parla di paesi fuori dall'Europa. Questo mondo sembra implodere e quindi anche le piccole e medie imprese italiane hanno bisogno di cercare nuovi spazi e nuovi mercati per poter trovare sfogo ai loro prodotti e poter trovare il successo che in Italia non riescono più ad ottenere. Export però è solo una parola. Non basta dirla per poter vendere all'estero, bisogna strutturare la propria strategia. Oggi essere made in Italy non è più sufficiente, devi farti conoscere, devi trovare i canali corretti, devi trovare i paesi che apprezzano di più il valore dei tuoi prodotti e che capiscono la differenza che puoi dare loro. Non è semplice vendere all'estero, anche se è l'unica soluzione che abbiamo. Come possiamo fare allora? Qui trovate alcuni suggerimenti. È un libro che vi permette di cominciare a impostare il vostro lavoro sull'export. Non ha certo la pretesa di risolvere ogni problema, ma di fornire quelle indicazioni guida e quelle strategie di fondo che vi permettono di non commettere errori e di iniziare a pensare a vendere all'estero avendo successo. Nel libro trovate indicazioni utili su come esportare la merce, come superare le dogane, come impostare la logistica, quali canali scegliere, se aprire o no una società. Come impostare la strategia di marketing. Per avere poi informazioni più precise, magari condividere l'esperienza con persone che hanno già avuto successo nell'esportare, consultate il mio blog, Export Low Cost, e se volete maggiori dettagli, consultatemi personalmente, sarò felice di darvi il mio consiglio.